Siamo qui adesso con la senatrice Loredana De Petris, benvenuta. Grazie. E allora, l'importanza delle istituzioni nell'ascoltare le istanze di chi vive la fibromialgia, ecco, cosa si sta facendo e a che punto siamo? È assolutamente importante che le istituzioni ascoltino i cittadini, questo in generale le associazioni. Nel caso di associazioni di malati che si occupano di alcune malattie specifiche è ancora di più importante. Nel caso della fibromialgia poi vorrei dire, insomma, io per esempio non conoscevo, no, la malattia, così come molti parlamentari. Quindi è stato un momento anche di incontro e di scambio di informazioni, no, con l'associazione. E questa giornata, questa del 12 maggio, che è appunto la giornata internazionale della fibromialgia, è fondamentale per poter fare una vera e propria campagna di informazione, spiegare alle persone di che cosa si tratta, anche perché questa è una malattia non riconosciuta qui è il ruolo poi di noi parlamentari. Noi ce ne stiamo occupando da molto tempo, vi è una proposta di legge, tra l'altro a prima firma della senatrice Boldrini, che è in discussione al Senato, e però un po' alla volta siamo riusciti a ottenere dei risultati. Intanto la scorsa legge di bilancio ha fatto sì che un emendamento condiviso da tutti ha praticamente messo 5 milioni per poter continuare anche, diciamo, un lavoro sulla fibromialgia, e soprattutto si è arrivati, diciamo, a poter discuterne il riconoscimento all'interno della commissione LEA, che sono i livelli essenziali di assistenza. Perché la cosa più incredibile è che molti medici ancora, no? Quindi non soltanto i parlamentari, disconoscono la malattia, non che non la conoscono, la disconoscono, cioè danno un'interpretazione che è quasi solo psicosomatica praticamente. L'origine ovviamente non è chiara, quindi c'è necessità di che cosa ancora? Tanto di tanta ricerca scientifica ancora, quindi di investire, ma riguarda tra l'altro nella maggior parte dei casi donne, e stiamo parlando di decine e decine di migliaia di persone che all'inizio sono anche spiazzate perché non vengono indirizzate verso le giuste cure, e quindi il passaggio del riconoscimento, che in Italia ancora ufficialmente non c'è, anche se si sono fatti passi in avanti, è ovviamente cruciale perché per garantire l'assistenza e la cura. Ecco. In questo senso abbiamo capito, anche grazie alla giornata di oggi, quanto è importante non far sentire solo chi vive la condizione della fibromialgia, e in questo senso sentire le istituzioni che poi stanno cercando di far riconoscere questo stato, quindi di conseguenza dare un riconoscimento a queste persone, è fondamentale anche sotto il profilo psicologico, visto che prima parlavamo dell'aspetto psicologico. Ecco, non sentirsi soli è importante. Sì, perché questo è il punto, rompere la solitudine significa appunto in giornate come questa e nel rapporto anche con le istituzioni non soltanto fare il nostro dovere come parlamentari, ma fare in modo appunto che vi sia, diciamo, una conoscenza più approfondita e quindi anche una capacità, insomma, di star vicino a tante persone, perché questa è una malattia invalidante che rischia di rovinare completamente la vita delle persone, che magari che è accompagnata da un dolore profondo, cronico, che rende la vita praticamente tutte le attività normali. Quindi capite bene che cosa significa rompere la solitudine attraverso l'informazione e soprattutto il riconoscimento. Pensate alle persone che non possono andare al lavoro perché sono sempre, diciamo, in sofferenza. Non essendoci, diciamo, il riconoscimento ufficiale, questo produce anche molte difficoltà anche sui posti di lavoro. Quindi sono private di diritti fondamentali, che è il diritto all'assistenza sanitaria, il diritto alla salute, ma il diritto anche al lavoro molto spesso. E allora grazie alla senatrice Loredana De Petris, grazie. Grazie a voi.